È tutto il giorno che riprendo mia figlia, giù in cortile. Non fa che recitare quella tiritera. Come se non ne sentissimo già abbastanza di quell'assassino. Hai ragione. Quando si fanno sentire, però, stiamo tranquille. Almeno si sa che sono ancora vivi. Già. Anche questo è vero. Che bella palla che hai. Come ti chiami? Elsie Beckman. Non era con voi? No, non l'abbiamo vista. Puntata del romanzo, signora Beckman. Ah, sì. Un momento, per favore. Senta, signor Gecke. Non ha mica visto Elsie. Elsie? Mi era sembrato di sentirla salire. Ma no, non è ancora tornata. Non può tardare molto. Arrivederla, signora Beckman. Arrivederla, signor Gecke. Thank you.
Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Una nuova vittima del mostro di Dusseldorf! Edizione straordinaria! Una bambina trovata uccisa nel parco! E qual è, signore? Grazie! Edizione straordinaria! Diecimila marche di premio. Ma chi sarà questo assassino? Ieri ha ucciso un'altra bambina. Sarebbe ora che la polizia si muovesse. Non basta attaccare i manifesti al muro. Ha ragione, bisogna far qualcosa. Che ci sta a fare la polizia? Siamo stanche di stare tutti i giorni in pena per i nostri figli. È ora di agire, signori della polizia. Molti particolari fanno pensare che anche questo delitto sia stato consumato dallo stesso mostro sconosciuto di cui già sono rimaste vittime 8 bambine della nostra città. Si richiama nuovamente l'attenzione di ogni padre e di ogni madre, i quali hanno il sacro dovere, più che mai, di mettere in guardia i loro bambini, che sono in continuo pericolo. Tanto più che si tratta di un pericoloso individuo, che avvicina i bambini con gentilezza. Un po' di dolciumi, un giocattolo, una palla, una cosa qualsiasi, possono divenire fatali per un bambino. Su, continua a leggere. Sì. Il ben comprensibile terrore è reso ancora maggiore dal fatto che gli sforzi della polizia criminale per catturare l'assassino sono stati finora inutili. D'altra parte, la polizia si trova dinanzi a un problema quasi insolubile, perché l'assassino non ha finora lasciato la minima traccia. Chi è l'assassino? Quale sarà il suo aspetto? Dove si nasconde? Nessuno lo conosce, eppure egli si trova fra noi. Chiunque seduto accanto a noi potrebbe essere l'assassino. Ben detto. Ha ragione. Che diavolo hai da guardarmi tanto? Beh, dovresti saperlo. Che dovrei sapere? Su, pensaci un po'. Forse ti verrà in mente. Che vorresti insinuare? Che ti ho visto parecchie volte salire le scale dietro quella bella bambina del quarto piano. Ma sei impazzito, sporcaccione! Chi è lo sporcaccione? Io o chi va dietro alle bambinette, eh? Maiale! Brutta maiale! Assassino! Calma, calma, signori! Calabutto! Ci rivedremo in tribunale! Non credo che la incontrerà! Maledetto! Maledetto diffamatore! Diffamatore! Insomma, è ora di finirla. Adesso anche le perquisizioni. Non è più vita questa, non è più vita. Di questo passo dove andremo a finire? Signori, per favore, cercate di calmarvi. Noi non facciamo che il nostro dovere. Non si ha nemmeno un minuto di pace più. Per paura dell'assassino. Proprio per questo la polizia deve seguire anche la minima traccia. Ogni persona in strada potrebbe essere l'assassino. Per favore, mi dice che ore sono? Sì, piccola. Ma adesso devi correre subito a casa. Dove abiti, vicina? Che le interessa dove abita la bambina? Prego? Cosa vuole da quella bambina? Io non voglio nulla. Piuttosto lei cosa vuole, se è lecito? Lo vedrà subito quello che voglio. Ma cosa vuole? Come si permette di mettermi le mani addosso? Che cosa succede? Ah, è inaudito, ma... Che ha fatto questo scimmiotto? Non faccia il finto tonto. Prima ferma i bambini. Diamogli una lezione. E poi fa l'arrogante. Per piacere mi lasci andare. Non sono stato io a fermare quella bambina. Te la volevi portar via, eh? Per poi ammazzarla come le altre. Ma cosa dite? Ma siete impazziti. Non lo lasciate stare. Ma facciamo. Io non ho fatto niente. La polizia. La polizia? Ma io non ho fatto niente, sono innocente. Polizia! Polizia! Fate largo, signori, prego, sgombrare, sgombrare. Ve la prendete coi ladruncoli perché non riuscite a mettere le mani sull'assassino dei bambini. È quello l'assassino, è l'assassino. Calmi, state calmi. Fateci passare. Largo. Toglietevi di mezzo. Fermi.
È uno scandalo senza precedenti. Lei come capo della polizia si è chiesto che effetto può fare sul pubblico una simile notizia? Io le dico che tutto ciò è inammissibile. Signor Ministro, non possiamo proibire al mostro di scrivere delle lettere. Evidentemente si tratta di un caso patologico. Lo farà per la soddisfazione di vedersi nominato su tutti i giornali. Ci siamo messi in contatto con la redazione del giornale per farci dare l'originale della lettera. L'unico elemento in nostro possesso è che essa è stata scritta su una tavola non levigata. Naturalmente è praticamente escluso di poter trovare qualche impronta utile su un foglio che è passato per tante mani. Ciononostante, non lasceremo nulla di intentato attraverso confronti con le nostre schede segnaletiche per trovare qualche cosa che possa esserci utile e che ci porti più vicini alla soluzione del problema. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Sì, signor capo della polizia. Non dubito che lei farà tutto quanto è possibile e che i suoi dipendenti non dormono. Ma il risultato, dico, il risultato! Signore, forse lei non immagina il lavoro immenso che deve essere fatto. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe. Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90% aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade sie zum Ziele führen. Ma pensi solamente a ciò che si fa sul luogo del delitto. Per esempio, si trova dietro una siepe, in un cespuglio, una piccola busta di carta bianca, che secondo le apparenze ha contenuto dei dolciumi da pochi soldi. Sul bordo esterno di questa busta sgualcita si trovano delle tracce di caramelle al frutto e qualche grano di zucchero colorato. Per un giro di almeno 2 chilometri dal luogo del delitto abbiamo controllato sistematicamente tutti i negozi di dolciumi. Ogni giorno il nostro campo di indagini si allarga. Naturalmente, dopo tanto tempo, nessuno ricorda più alcuni particolari che potrebbero invece fornirci una traccia da seguire. Nonostante tutti i risultati negativi, siamo obbligati a continuare le nostre ricerche nel buio più completo, senza elementi che ci facciano sperare nel successo, senza elementi che ci avvicinino alla soluzione del mistero. I nostri uomini hanno le mani legate. Ma perché mi racconta tutto questo? Io so benissimo che lei non se ne sta con le mani in mano, ma non possiamo evitare che il mondo sappia che un mostro sconosciuto si nasconde in una città di più di 1 milione di abitanti e la terrorizza. E che la polizia è impotente. Signor Ministro, sembra che la gente non abbia un'idea esatta delle enormi difficoltà con cui la polizia criminale deve combattere. Ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen? Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen. Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mordsache Beckmann. Lei non sa niente. Oh, più di lei, signore. Ma andiamo, signori, andiamo. Mi pare che dovreste sapere di che colore era il berretto della bambina
che avete visto oggi in compagnia di uno sconosciuto. Certo, signor commissario, il berretto era rosso. Signor commissario, il berretto era verde. Era rosso. Era verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Basta. Rosso. Tutto ciò non ha senso. Vi ringrazio, signore. Bitte. Der nächste bitte. Ja. Wenn Sie sich mit einem Farbenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie Pleite machen. Durante le ricerche dell'assassino sconosciuto, la polizia ha finora seguito più di 1500 tracce precise. Tutto il materiale documentato riempie 60 grossi volumi. Abbiamo impiegato tutti gli uomini per battere sistematicamente la campagna intorno alla città. Si esamina ogni cespuglio, ogni zona boschiva, ogni radura, perché dietro ogni albero, in ogni fosso, può nascondersi l'oggetto che ci porterà sulla traccia giusta. Abbiamo messo in azione i cani poliziotto, i migliori segugi che fiutano il minimo odore, ma essi hanno perso le tracce e nonostante tutti gli sforzi non le hanno ritrovate. La polizia ha visitato notte per notte i dormitori pubblici e ne ha controllato scrupolosamente tutti i frequentatori. Naturalmente questo procedimento non aumenta le simpatie di cui gode la polizia né diminuisce il nervosismo del pubblico. Si mantiene senza interruzione la sorveglianza delle stazioni ferroviarie. Ciononostante le indagini non hanno ancora portato al minimo risultato, né hanno avuto successo le retate notturne nei quartieri della malavita. Dalla polizia criminale. Chi sarà trovato senza i documenti in regola verrà arrestato. Venitela con queste buffonate, pagliacci! No, 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 ragazzi! Non fate sciocchezze. È quel grassone di Roma! Roma, Roma, Roma! A che serve protestare? Cercate piuttosto l'assassino delle bambine! Andate altrove a cercare gli assassini! Silenzio! Siate ragionevoli! State indietro! Andate indietro, su! Indietro! Non avete sentito? Fateli andare indietro, su! Presto, indietro! State indietro! Fate largo! Ausreisevorsicht! Herr Wachmeister, lassen Sie mal!
Hauptmann, die zwei Kerle, die ausgerüstet waren, sind in der Kahngasse gefasst worden. Lass die Schilder stehen! Schnauze! Ausweise bereithalten! Na, wir kennen uns doch schon, nicht? Ja, Karev! Warte, Alex, Alex! Mensch, und noch kein Handgeld! Ich finde, macht keine Geschichte, hat doch keinen Zweck. Wer keinen Ausweis hat, kommt nicht zum Alex. Mensch, quatsch da nicht so. Hummel, Hummel! Was, was? Hummel! Ausweise bereithalten! Wo steht denn die blaue Mina? Einer nach dem anderen. Nur die Strengel, heute kommt jeder dran. Warte mit deinem Dokument. Dokument. Non posso mica portare presso il mio atto di nascita. Allora verrai con noi. Meglio, non ho fatto niente. Alex. Viene voglia di vomitare in questa stanza. Pessimo lavoro, ragazzo mio. Ti sei fatto prendere in giro. Alex. Arrivederci, Billy. Ciao, bello. Il prossimo. Rudolf Pink. Ma cosa c'è? Ci avrei pensato. Coraggio, va anche tu con Alex. Come sarebbe? I miei documenti sono in regola. Via, via. Via, ho detto. Il prossimo. Documenti. Non ce l'ho. Dentro. Omaggi. Andiamo, il prossimo. E così i nostri affari vanno a rotoli. Ogni notte la polizia fa una retata. Non si trova più un minuto di pace. Lasciateci tranquilli. E tu credi che sia piacevole passare le notti in bianco per noi? No, ma ci portate via la clientela e di questo passo ci toccherà chiudere il locale. Che cosa crede? Sono loro i primi a odiare questo assassino che gli procura tutte queste noie. Per esempio le ragazze. Magari battono il marciapiede, gli affari sono affari. Però lei mi deve credere, signor generale. In ognuna di loro c'è qualcosa di materno. Conosco parecchi criminali a cui si bagnano gli occhi quando vedono i bambini giocare. Se gli capitasse quel mostro fra le mani, lo farebbero a pezzettini, glielo dico io. La verifica dei documenti è terminata, signor capitano. Andiamo. Oggi è toccato al locale di Marta.
Due camion. Chissà perché il capo ritarda. Perché sono già le tre? Adesso lo domando. Signorina, per piacere, che ore sono? Le 2:58? Grazie. Le 2:58. La vita comincia a diventare difficile. Dovunque sputi colpisci un poliziotto. Nemmeno con le ragazze hai la vita facile. Anche quelle hanno tutte in testa soltanto il mostro. La mia ha una bambina di 6 anni. Ogni notte mi tocca guardare sotto il letto e sotto il divano per vedere se non ci sia nascosto l'assassino. Non puoi fregare un orologio in pace che inciampi nella polizia. Non hai più una vita privata. Ragazzi, ce n'ho fin qui. Hai proprio ragione. Ma dove sarà il capo? Non l'avranno mica arrestato. Quello? Ma che? Una volta a Londra ha assalito una banca. Quelli di Scotland Yard gli avevano teso una trappola. Già stava lì, con le mani in alto, appoggiato al muro. E gli sbirri stavano tutti intorno a lui. 2 secondi dopo c'erano 3 cadaveri. Ma lui non era uno di loro. È il miglior uomo tra Berlino e San Francisco. Sono 6 anni che lo cercano. Ma non riusciranno mai a trovarlo. Non ci riusciranno, dici. I cani sono tanti, ma la lepre è una. Zitto! Accidenti! Mi impensierisce. Le altre volte è sempre stato puntualissimo. Ah, meno male. Finalmente. Buonasera. Oh, buonasera. Ma siete impazziti? Chiudete le tende. Signori, apro la seduta. Noto che tutti i capi delle organizzazioni unite sono presenti. Suppongo che ognuno di voi sia autorizzato ad impegnarsi per conto della propria organizzazione. Bene, non perdiamo tempo. Tutti sappiamo perché ci troviamo qui. Un estraneo ci guasta gli affari e la reputazione. Le misure della polizia, le retate giornaliere nel tentativo di catturare questo assassino, ostacolano la nostra attività in una misura non più sopportabile. Non si può andare avanti così, perché in nessun albergo, in nessuna pensione, in nessun locale pubblico, in nessuna casa privata siamo più al sicuro dalle mani della polizia criminale. Giustissimo. Bravo. Questa situazione deve finire. Dobbiamo assolutamente ristabilire l'ordine, altrimenti siamo finiti. Le casse della nostra organizzazione sono esaurite da tempo. Se non vogliamo dar fondo ai contributi per le mogli dei nostri colleghi, attualmente a carico dello Stato, non saprei dove prendere il denaro che serve per la preparazione e la realizzazione dei nostri piani. Inoltre perdiamo la nostra reputazione. La polizia cerca il mostro in mezzo a noi. Se nell'esercizio della mia professione io mi trovo di fronte a un poliziotto, egli sa che cosa rischia e lo so anch'io. Se uno muore nell'esercizio della sua professione, è tutto a posto. Ma tra colui che la polizia criminale ricerca e noi facciamo una grossa distinzione. Esatto. Giusto. Noi stiamo esercitando una professione perché dobbiamo continuare a vivere, ma questo mostro non ha il diritto di esistere, quindi bisogna eliminarlo, bisogna estirparlo, senza indugio e senza pietà. Signori,
Noi dobbiamo tornare a svolgere i nostri affari in pace, senza essere continuamente disturbati e distolti dalla polizia criminale. E adesso, dite il vostro parere, signori miei. Più severo controllo dei documenti, setacciamento di tutta la città, retate, sempre nuove, sempre più severe retate. Spie, ci servono spie. Dobbiamo conoscere le intenzioni della polizia e prevenirla ogni volta. Le donne si devono dare da fare con gli sbirri. Quante volte i nostri amici sono stati fregati perché una ragazza li ha denunciati alla polizia. Adesso invece spieranno la polizia. Jeder Wohnungsinhaber, jeder Hausbesitzer, jeder der ein Grundstück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Potremmo, attraverso le nostre conoscenze, potremmo pubblicare un articolo sui giornali dicendo che noi, le organizzazioni unite, non vogliamo essere messe nello stesso mazzo con questo delinquente, in modo che la polizia vada a cercarlo altrove. Fra noi non può esistere un essere simile. Forse si tratta di un individuo che, quando non è preso dalla mania assassina, è un povero essere innocuo, dall'aspetto borghese, incapace di fare del male a una mosca. Forse nel suo stato normale gioca con i bambini della sua padrona di casa o gioca a carte con gli amici. Senza questa, non so come definirla, innocenza privata di certi assassini, non sarebbe stato possibile che certi famosi criminali della storia abbiano potuto vivere per anni in mezzo ad una comunità senza suscitare il minimo sospetto. Eines Verdachtes auf sich zu lenken. Certo, bisogna additare al pubblico questo aspetto. Il pubblico deve collaborare. Ma la lasci stare la collaborazione del pubblico. A sentir dire cose del genere mi viene da vomitare. Mi scusi, signor capo della polizia, ma le assicuro che è proprio così. Che vantaggi abbiamo avuto finora dalla collaborazione del pubblico? Montagne di lettere con le peggiori diffamazioni. Giustissimo. Basta che uno spazzacamino attraversi il cortile che la squadra omicidi è in allarme. È vero. Ma quando si chiedono al pubblico informazioni ragionevoli, ad un tratto tutti perdono la memoria. Non sono sicuro, non ricordo più bene, mi scusi. Collaborazione del pubblico? Ma non mi fate ridere. Io credo che lei esageri un po', signor Lohmann. Wird das ja doch wohl nicht sein. Doch, doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, da steht er noch heute auf dem Standpunkt, was geht denn das mich an? Dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ärmsten und fremdesten Kind auf der Straße geschieht, das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Io ho un'idea. Ho conosciuto tempo fa un mago, un certo Tele, non ricordo più come si chiamava, che trovava monete e fazzoletti nascosti. Io credo che la taglia sia troppo bassa. Ah. Signor prefetto, secondo me bisognerebbe promettere una fortuna a chi trova l'assassino. Queste cose non aprono una nuova strada. Così non si risolve niente. Sì, ma allora? Dobbiamo forse aspettare che la polizia arresti quella carogna? Le difficoltà che si presentano alla scoperta di tali delitti sono, come ci ha spesso insegnato l'esperienza, immense. Perché la vittima e l'assassino molto probabilmente non si sono mai visti prima del delitto. Sono gli istinti del momento che fanno l'assassino. Si trova la vittima, se ne stabiliscono le generalità, si viene a sapere quando è stata vista per l'ultima volta e poi ci si trova di fronte a un grosso punto interrogativo. I bambini spariscono senza lasciar traccia. Und wenn man sie wiederfindet. Na, wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter. Es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Sono già trascorsi 8 mesi da che la polizia cerca l'assassino. Se lo prendono è solo per caso. Non possiamo aspettare tanto. No.
Siamo già quasi al verde. Allora, che facciamo? Lo prenderemo noi. Personalmente. Sì. Ci riusciremo. Potrebbe esserci una possibilità. Ci sarà senz'altro da qualche parte del materiale sulle persone sospette. Dato che si tratta di un grave caso patologico, sicuramente egli avrà già avuto contatti con le autorità. Dobbiamo quindi interpellare tutte le case di cura, le carceri, le cliniche per malattie nervose, i manicomi, in modo che essi collaborino con noi. Giustissimo. E che per le loro tendenze potrebbero essere identificate nell'assassino. Dobbiamo coprire la città con una rete di spie. Ogni metro quadrato deve essere messo sotto controllo continuo. Non ci deve essere bambino di questa città che faccia un passo senza che noi lo sappiamo. Va bene, ma come? E chi lo farà? Devono essere persone che possano andare dappertutto senza dare nell'occhio. Che possano seguire chiunque per la strada senza che nessuno se ne accorga. Che possano seguire ogni bambino fino in casa senza destare sospetti. Devono essere persone senza fissa dimora e che la popolazione sia ormai abituata a non notare. Ma chi? Dove le troviamo? È una parola. Ma chi andiamo a cercare? I mendicanti. L'organizzazione dei mendicanti. Ancora del pane e salame. Ma non lo vedi che è andato a male? Ecco, ho fregato a tutti. Non russare così, svegli i pidocchi. Sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici, diciotto, venti, ventidue, ventiquattro, ventisei, ventotto, trenta, trentadue, trentaquattro, trentasei, trentotto. Adesso tocca ai cortili. Sì, da 1 a 88. Il prossimo. A te tutti i cortili dall'1 all'88. Va bene. Che cosa c'è rimasto? L'Hauptstrasse, dall'89 fino al 196. Hauptstrasse dal numero 89 al 196. Numero di matricola? 3795, Emil Düstermann. 3795. Düstermann Emil. Allora Emil, in bocca al lupo, eh? Grazie. Speriamo bene. Tocchiamo legno.
Grazie, signori. Che il Dio vi benedica. Grazie, signore. Avanti. Signor commissario, queste sono le cartelle dei pazienti dimessi negli ultimi 5 anni perché ormai guariti o ritenuti innocui dai manicomi privati e statali, dagli ospedali comunali e dalle case di cura. E questi sono i loro attuali indirizzi. Buongiorno. Buongiorno. Abita qui un certo signor Becker? Prego? Abita qui un certo signor Becker? Scusi, ma non la capisco, non ci sento troppo bene. Non me ne ero accorto. Abita qui un certo signor Becker? Il signor Becker? Sì, sì, il signor Becker abita qui da me, è uscito proprio un minuto fa. Ah, sì? Io dovrei parlare un attimo con lui. Sono un ispettore della finanza. Della finanza? Ah, beh, allora, si accomodi, prego, entri, entri. Vuole attenderlo qui? Sì, grazie. Prego. Si accomodi pure, senza complimenti. Grazie. Le pare. Vuole leggere questo mentre aspetta? Grazie, molto gentile. Mi dica, signora Winkler, il signor Becker è forse abbonato a questo giornale? Il signor Becker? No, non è abbonato, si fa sempre prestare il mio. Capisco. Grazie mille. Prego.
Buonasera, cosa desidera? Un caffè. Bene. No, un vermut. No, un cognac. Un cognac. Un cognac. Cameriere. Due cognac, 1,65. Grazie. Al numero 24, Becker. Non è abbonato a nessun giornale. Tavolo di Mogano, lucidato con tovaglia di felpa. Nessuna traccia di matita rossa, nessun oggetto per scrivere. Nel cestino per la carta, una réclame di sigari, una cartolina raffigurante un mazzo di fiori. Cordiali saluti, Paul, non c'è emittente. Una scatola di sigarette vuota, marca Ariston, una busta di dolci. Un momento. Ariston. Ariston. Dove l'ho visto scritto? Ariston. Per favore, la pratica dell'assassinio di Marga Bertrand. Grazie. Strano. Mi sembra di averlo già sentito, questo fischio. Vediamo un po'. L'ho sentito quando... Lo senti anche tu, uno che fischia? Non lo vedi? Là! Adesso ha smesso. Sei riuscito a vedere chi fischiava? Sì, sì, lo vedo. È là. Parla con una bambina, piccola. La sta accompagnando per la strada. Tu corri lì dietro e non perderlo mai di vista. Ma perché? Perché il giorno che hanno ammazzato la piccola Elsie Beckman, un tizio mi aveva comprato un pupazzo di gomma e aveva con sé una bambina. Me lo ricordo io. E quell'uomo l'ho sentito fischiare come questo qua. Sei contenta? Sì, prendine uno.
Ti piacciono le arance? Sì. Attento, buttare le bucce in mezzo alla strada, così poi uno si rompe una gamba. Che razza di gente! Ma di dove vengono? Non hanno mai vissuto in una città? Disgraziati. Tenga. Stati trovati a circa 50 metri dal luogo in cui fu compiuto il delitto tre mozziconi di sigarette marca Ariston. Visto? Beh, è vero, la marca delle sigarette è la stessa, ma il tavolo non era segnato. Però può aver scritto la lettera in un altro posto. Ma sì, certo. Il davanzale della finestra. Aspetti un momento. La matita rossa. Ah, finalmente. Finalmente siamo sulla traccia giusta. Sì. Sì. Cosa? La traccia giusta? Sì. Lo hanno scoperto? Lo hanno scoperto? Sì, finalmente. E c'è stato? Sono stati i mendicanti che lo hanno Heinrich, scoperto. Heinrich, il cieco. State un po' zitti! Che cosa hai detto? Lo stiamo seguendo. Non lo perdiamo un attimo di vista. Sulla spalla. Voltati, che ti pulisco. Che cosa c'è? Andiamo via. Thank you.
visto entrare qui dentro, ma poi l'ho perso di vista. Anch'io. Da quest'altra parte non l'ho visto riuscire. E qualche posto sarà quella carogna. Forse sarà nascosto nel palazzo. Segnale di uscita. Speriamo che non se la squagli quando la gente esce dagli uffici. Non ce lo facciamo più scappare. Escono già i primi. Tu appostati là. Noi andiamo da quest'altra parte. Da che parte vai, compagni? No, mi dispiace, devo correre a casa. Buona festa in diavolata. Ciao. La carità, signore. Ciao, ci vediamo più tardi a casa mia, allora. Signore, la carità. Domani, Lola. Sono stanca morta. La carità, signore. Fai il piacere, spegni la luce tu, altrimenti quello si insospettisce vedendo che qui è acceso. A proposito, che ore sono? Quasi le 6:30. Deve essere ancora dentro il palazzo. Non era tra la gente che è uscita alla chiusura degli uffici. Sì. Sì. Un momento. I mendicanti hanno circondato il palazzo e chiedono immediati rinforzi. Dicono che il mostro è nascosto là dentro. Che palazzo è? Di... È una casa di abitazione? No, no, è un palazzo tutto di uffici. E a quest'ora sono tutti chiusi. Al piano terra c'è la filiale della cassa di risparmio. Al terzo c'è un commerciante all'ingrosso di pietre preziose. E sopra c'è il tetto. Una porta aperta. C'è ancora qualcuno? Ehi! Ehi, ehi! C'è ancora qualcuno? Ehi! C'è nessuno qui? Solite donne cretine. Lasciano sempre le porte aperte. Sì. Sì. Dice che il cancello ormai è chiuso. Non può sfuggire. Domani mattina dovrà pure uscire. Che non perda troppo il cancello. Ehi, scappa durante sfuggire. La notte. Senti. Pronto? Rimanete tutti dove siete. Sarete informati. Che cosa si fa? Voi che cosa fareste? Si avvertissimo... La polizia? No. Lo prenderemo da soli. Da soli? Allora, adesso sono le... Le 8. Le 8. 9. 10. Alle 11. Sera, non vede che il cancello non è chiuso a chiave? Cosa? Ma com'è possibile? L'ho chiuso io stesso. È strano. Su, avanti, apri. E non fiatare. Oh. Avanti. Apri. Avanti. Cammina. Cammina.
Quanti guardiani ci sono nel palazzo oltre te? Ah, non vuoi rispondere, eh? Bene. Ci sono altri due guardiani che stanno facendo il controllo. Accidenti, ma come l'hanno messa questa vita? State attenti all'interruttore della luce. E cercate di non far tanto rumore camminando. Allora? Non c'è nelle cantine. Hanno cercato dappertutto inutilmente. Stanno cercando nel locale del termosifone adesso. Aspetta, avete finito? Questo è l'ultimo. Va su da Emil che ha bisogno di te. Svelto, svelto, svelto! Mi manda il capo. Bene. Sta attento. Questo è un nuovo tipo di un orologio di controllo. Qui ci sono le istruzioni. Se non si infila la chiave e non si carica ogni mezz'ora, suona l'allarme alla centrale di polizia. Hai capito? Certo. Bene. Hai capito sul serio? Di un po', non sono mica scemo. Non è né nel locale del termosifone né nella carbonaia. Abbiamo frugato anche sotto il carbone. Ehi, sei diventato scemo? E se per caso ci sono delle porte di sicurezza, vuoi avere addosso la polizia dopo 5 minuti? Ma dobbiamo pure entrare se vogliamo perquisire sistematicamente il palazzo. Ma non dalla porta, idiota! Per l'ufficio del primo piano, attraverso il soffitto. Niente.
Deve essere qui dentro. Qui c'è l'interruttore. Frugate dappertutto. Presto, presto. Io apro questa, tu pensa a quell'altra. Andiamo, andiamo, senti. Senti, senti! Ecco. Ci siamo? Ho scoperto quella carogna, è nascosta in soffitta. Ho sentito battere dietro una porta e ho avvertito subito gli altri. Sono venuto giù soltanto per dirti cos'è successo. Grazie. Riusciremo a prenderlo molto prima del previsto. Già, certo. E se non era per me, lo cercavamo ancora per delle ore. Il guardiano! Tre, uno, quattro. 314. 314. Ecco. Il guardiano ha dato l'allarme. Svegliamoci, ragazzi. E chi l'ha chiamata, la polizia? Il guardiano ha dato l'allarme. Andiamo, andiamo, svegli. Fermi! Fermi! Abbiamo ancora 5 minuti per sfondare tutte le porte. Coraggio, svegli, svegli, svegli! Su, andiamo! Ah, non perdere tempo, è meglio fare così. Qui non c'è! Svegli, apri qua! Forza, forza! Neanche qui c'è nessuno. Svelti, non perdete tempo! Neanche qui. Sfonda quell'altra porta! Presto, abbiamo solo 3 minuti! Andiamocene, capo, qui facciamo la fine del sito! Zitto, e non perdere tempo! Capo, qui non c'è nessuno, è inutile rischiare! Silenzio! Silenzio, non perdete tempo! Abbiamo solo 2 minuti! Eccolo, è lui! Svelti, svelti! Andiamo! Siete pronti? Svelto, su! Non perdere tempo! Fuori! Coraggio! Su! Fuori, svelti, svelti! Via! Su! Volete muovervi? Eravamo al quarto piano! È con questo! Ma che pretende? Avanti, muovetevi! Cosa aspettate, maledizione? Ora arriva la polizia! Oh, finalmente! Coraggio! Coraggio! Abbiamo i secondi contati! Su! Non c'è nessuno qui.
Buttami la corda. Non c'è nessuno. Ehi, buttami la corda. Che cosa aspetti? Accidenti. In alto. Se alzo le mani, cado. Non lo vedete dove sto? Fuori. E poi stavolta sono innocente. Come un bambino appena nato. Ora basta. Credo che tu sia innocente. Allora tutto è in regola, signor commissario. Posso andarmene, vero? Un momento. Sigaretta? Addio. Eccoti anche un fiammifero. A patto però che tu sappia dirmi chi è l'uomo che avete cercato e trovato in quel palazzo. Io non la capisco. Un uomo, ha detto? Io non so nulla, signor commissario. Qui ci deve essere un errore, creda. Io non so niente. Proprio niente. Naturale, naturale. Però non riesco a capire perché vuoi proteggere chi ti ha lasciato nei pasticci. Bei compagni scappano quando il terreno scotta e lasciano te nei guai. Begli amici. Questi sistemi con me non attaccano, signor commissario. Vuole che mi facciano. C'è stato un po' di demolizione, d'accordo, ma non è stato rubato niente. E invece hanno rubato, mio caro. E neanche poco. Che? Hanno rubato. E quanto? Raccontami quello che sai e ti dirò quello che so io. Gliel'ho detto. Io non so niente. Va bene. E allora pensaci un po' su. Quando uno è costretto a stare rinchiuso per 2 o 3 ore, finisce per ricordare tante cose di cui prima non sapeva niente. Rinchiudetelo. Faccia venire qui il guardiano. Si accomodi. Avanti, avanti, venga avanti. Si sieda. Dunque, lei ha dichiarato formalmente, mi ascolti bene, nel caso che poi dovesse giurare. Dunque, ha dichiarato che uno dei malviventi ha detto a un altro che doveva sorvegliarla, lo abbiamo preso, ho scovato quella canaglia e nascosto in soffitta. Lo conferma? Certo. Certo, signor commissario, e questo lo posso giurare. Quando vuole. Bene. Adesso può andare a casa a riposarsi, però si tenga a disposizione della polizia. Sì, signor commissario.
Oh, arrivederla, signor commissario. Arrivederci. Per favore, il commissario Lohmann è in ufficio? Sta parlando? No, no, non è necessario. Grazie. Vengo io personalmente. No. No, non posso venire a casa. Sì. Mangerò un boccone in ufficio. Avanti. Sì. Komm da rein. Also hört mal, der Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Also, weiter warten. Wenn es was Neues gibt, ich bleibe hier im Präsidium. Che cosa c'è? Ti devo chiedere un grande favore. Sentiamo di che si tratta. Volevo pregarti. Leggitelo prima. È il rapporto di oggi? Sì. Irruzione in un palazzo di uffici. Benno Strasse. Ma non è un quartiere signorile? È la prima volta che succede una cosa simile. Va avanti, questo è niente. Che cosa volevano? Svaligiare tutto il palazzo? E che cosa diavolo cercavano in mezzo al carbone? Che roba. Dico io se non è da manicomio. Sono entrati dappertutto. E hanno spaccato tutto. Ah, ce l'avevano con la cassa del risparmio. Ma come sarebbe? Le cassaforti sono intatte. Adesso non ci capisco più. Non hanno portato via niente. Non lo trovi strano? Doveva trattarsi di una banda di idioti, non c'è dubbio. È incredibile questa storia. Allora, che ne pensi? Non hanno rubato, ma hanno portato via un uomo. Chissà dove. È assurdo. E quel ladro non apre bocca, la s'allunga. Lo conosco bene. Quello preferirebbe saltare dal quinto piano pur di non essere implicato in un assassinio. Se tu potessi farlo chiamare e interrogarlo tu, Lohmann, se tu volessi aiutarmi. Non continuare. Ho capito che vuoi. Bene, facciamo venire qui questo signor Franz. In piedi. Nanu. Vier Mann hoch? Was soll denn das heißen? Vorwärts. Na ja. Direzione della squadra omicidi, primo commissario Karl Lohmann. Ma che ho a che fare con lei? Che diavolo c'entro io con la squadra omicidi? Vedi, ragazzo. Hanno affidato a me questa faccenda. Ma perché mai? Cosa c'è? Avete un po' esagerato, ragazzo mio.
cioè? Uno dei guardiani. Tut? Complicità in omicidio. Non è una storia divertente. Signor commissario, adesso basta. Non voglio avere a che fare con questa faccenda. Le dico tutto, tutto quello che so. Va bene, ma purtroppo è un po' tardi. Signor commissario, ma non può essere troppo tardi. Non deve essere troppo tardi. Io le dirò tutto, tutto. Anche quello che erano andati a cercare in quel maledetto palazzo. Cosa? L'assassino delle bambine. Chi hai detto? Chi? L'assassino delle bambine, signor commissario. Aspetta un momento. Doveva capitare. Siediti lì, Franz. Adesso facciamo un bel discorsetto, capito? Sì, signor commissario. E guai a te se mi dici una bugia. Allora, cosa avete a che fare con l'assassino? E dov'è che lo avete portato? Ecco, signor commissario, lei conosce bene la vecchia distilleria di Nerz & Levy. Quella che ha fallito? Sì, e da allora è vuota e nessuno se n'è mai occupato. Non uscirai mai più. Ma signori, vi prego, davvero non so che cosa vogliate da me. Per favore, lasciatemi libero. In tutto questo deve esserci un equivoco. Io vi giuro. No, no. Nessun equivoco. È lui. Non c'è nessun dubbio. È lui. Non c'è dubbio. Ma... lo riconosci? Un pupazzo come questo l'hai regalato alla piccola Elsie Beckman. Proprio uguale. Io, Elsie. No! 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 No!
Dove hai nascosto quella bambina, carogna? Ma io, quella bambina non l'ho mai vista. Mai vista? Dici che non l'hai mai vista. E questa nemmeno? E questa? Anche questa non la conosci, vero? Aperti, scappa! Aperti! Aperti! Fatelo! Fatelo, presto! Dove vuoi andare, carogna? Lasciatemi uscire! Lasciatemi uscire! Staccalo dalla porta! Vieni qui, non ce la farai a scappare! Aiuto! Aiuto! Portatelo qui! No, spogliatelo quella carogna, eh! Carina, verme! Schifoso, devi scappare! Dobbiamo qui non esci più, non l'hai ancora capito? Non avete diritto di trattenermi qui! Non avete diritto di trattarmi in questo modo! Diritto! Per te c'è un diritto solo! Essere ucciso! Essere ucciso! Ammazzatelo quel cane! Silenzio! Silenzio! Tu stesso hai parlato di diritto. E quindi avrai i tuoi diritti. Qui ci sono tutti gli esperti di diritto. Da 6 settimane nel carcere di Tegel fino a 15 anni in quello di Brandenburgo. Ci penseranno loro a far rispettare i tuoi diritti. Ti daremo perfino un difensore. Così avrai tutti i diritti. Difensore? Un difensore? E perché mi date un difensore? Ma chi è che mi accusa? Voi, forse? Voi! Senta, al suo posto io non alzerei tanto la voce, signorino. Qui è in gioco la sua testa, nel caso che non lo avesse capito ancora. Ma chi è lei? Chi è lei? Io ho il discutibile piacere di fungere da suo avvocato difensore. Ma questo non l'aiuterà molto. Allora volete uccidermi? Allora mi volete proprio ammazzare? Vogliamo renderti innocuo, non vogliamo altro. E per essere veramente innocuo devi morire. Ma non potete uccidermi a sangue freddo! Io pretendo di essere consegnato alla polizia! Io pretendo di essere portato davanti ad un tribunale regolare! Quello è un rito! Sei molto furbo, amico! Ma bravo! Vedo che pensi all'articolo 51. Vuoi che lo Stato provveda a mantenerti. Poi riesci a fuggire. Oppure arriva un'amnistia e tu te la spassi. Senza che ti capiti nulla di male. Perché sei protetto dal certificato di infermità mentale. E ricominci con le bambine. No, no. Non ne parliamo neppure. Giusto. Tu devi essere eliminato, reso innocuo. Bravo, eliminato. Ma non è colpa mia. Lo giuro. No, non è colpa mia. Non è colpa mia. Lo giuro. E di chi è la colpa? Ma chi sei tu? Ma cosa dici tu? Chi sei tu che vuoi giudicarmi? E chi siete voi? Un branco di assassini, di malviventi. Ma chi credete di essere solo perché sapete come si fa a scassinare una cassaforte o ad arrampicarsi sui muri e sui tetti? Sapete fare questo e niente altro. Non avete mai lavorato in vita vostra. Non avete mai imparato un lavoro onesto. Siete un branco di maiali. Niente altro che un branco di maiali pigri. Ma io? Che posso fare? Che posso fare altro? Non ho forse questa maledizione in me? Questo fuoco, questa voce, questa pena? Vorresti dirmi allora che tu devi ammazzare?
Quando cammino per le strade ho sempre la sensazione che qualcuno mi stia seguendo. Ma sono invece io che inseguo me stesso. Silenzioso, ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito. Devo correre, correre, per strade senza fine. Voglio andare via. Ma con me corrono i fantasmi, i madri, i bambini. Non mi lasciano un momento. Sono sempre là, sempre. Ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito. Devo correre, correre, per strade senza fine. Voglio andare via. Ma con me corrono i fantasmi, i madri, i bambini. Non mi lasciano un momento. Sono sempre là, sempre. Sempre, sempre! Soltanto quando uccida, ora allora. E poi non mi ricordo più nulla. Dopo mi trovo dinanzi ad un manifesto e leggo tutto quello che ho fatto e leggo. Io ho fatto questo, ma se non ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? E cos'è che sento urlare nel mio cervello? E come uccido? Non voglio, devo! E poi sento urlare una voce e io non la posso sentire! Aiuto! Non posso! L'accusato dunque ha detto che non può fare altro. In altre parole, che deve uccidere. E con ciò ha decretato la sua condanna a morte. Un uomo che dice di se stesso di essere costretto a prendere la vita altrui, quest'uomo deve essere eliminato come un cancro pericoloso. Quest'uomo deve essere estirpato. Quest'uomo deve morire. Signori, chiedo la parola. Silenzio, la parola al difensore. Il mio eccellentissimo avversario, il quale, se non erro, è ricercato dalla polizia criminale per triplice omicidio. Questo non è pertinente. Ha dichiarato che, poiché il mio cliente agisce per un impulso, ha pronunciato egli stesso la sua condanna a morte. È così. Silenzio! Egli sbaglia, perché è proprio il suo impulso che assolve il mio cliente. Togliti dai piedi! Sei impazzito, brutto briacone! È solo l'impulso naturale che giustifica l'odiosa azione dell'uomo che stiamo giudicando. Penso, infatti, che non si possa condannare un uomo a morte per qualcosa di cui non è responsabile. Cosa vorresti dire? Che quel mostro va lasciato libero senza punizione? E non deve morire? Voglio soltanto dire che quest'uomo è un uomo malato. E non si consegna un uomo malato al carnefice, ma lo si affida al medico. Ti rendi tu garante della sua guarigione? A che servono allora i manicomi? E cosa succede se fugge dal manicomio? O se lo dimettono guarito? E un bel giorno gli ritorna il suo impulso di uccidere. Di nuovo mesi di caccia, di nuovo l'arresto, di nuovo il manicomio, di nuovo la fuga o la liberazione, e di nuovo l'impulso di uccidere. E così via fino all'eternità. Nessun uomo ha il diritto di giustiziare una persona che non è responsabile di quello che ha fatto. Nessun uomo. Nemmeno lo Stato. E voi, meno che mai. Lo Stato
ha il dovere di far sì che questa persona irresponsabile non rechi danno e che essa non rappresenti un pericolo per il prossimo. Si vede che non hai bambini, tu. Non sai che significa perderne uno. È vero. Se vuoi saperlo, che effetto fa perdere un proprio figlio? Se vuoi saperlo, chiedilo ai genitori che ne hanno perso uno e fatelo raccontare. Domanda com'erano quei giorni e quelle notti, quando non sapevano che cosa gli fosse successo. E poi, quando seppero, finalmente... È terribile. Domandalo a una madre. Ha ragione. Devi chiederlo a una madre. Credi forse che le madri dei bambini uccisi abbiano pietà per l'assassino? Ammazziamolo! Sì, ammazziamolo! Nessuna pietà per il mostro, nessuna pietà! A morte l'assassino! A morte! Ammazziamolo senza pietà! Ammazziamolo! Che cosa aspettiamo? Anche troppo! A morte! A morte! Che stiamo aspettando? A morte! Non otterrete niente con le vostre grida! Non permetterò mai che in mia presenza si compia un assassinio. Io pretendo che quest'uomo... Non è un uomo! Che quest'uomo sia protetto dalla legge, come ne ha diritto qualsiasi delinquente. Niente affatto! Io pretendo che quest'uomo venga consegnato alla polizia. No, non lo date alla polizia! Alla basta! In nome della legge. Im Namen des Volkes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss ihm noch besser auf die Kinder Acht geben.